Uno sguardo al passato per percorrere consapevolmente la strada verso il futuro. Nell'incontro che si è tenuto nel Palazzo di Acquedotto Pugliese in via Cognetti a Bari, due generazioni di AQP a confronto, con un dialogo aperto tra l'ultimo presidente dell'ente autonomo Acquedotto Pugliese, Emilio Lagrotta, e l'attuale presidente del Consiglio di Amministrazione di AQP, Domenico Laforgia. Acqua, territorio e sviluppo, il nome dato all'iniziativa, per ripercorrere le strade di una realtà che ha cambiato la storia della Puglia e guardare all'innovazione, alla sostenibilità ambientale e alla transizione energetica. Non siamo quindi del tutto impreparati alla sfida del cambiamento climatico, quindi risorsa idrica sempre più preziosa, ma l'Acquedotto Pugliese risponde e è all'avanguardia con tutto l'impegno profuso in tal senso. Proprio perché abbiamo una storia di sofferenza, una storia di siccità, noi non vogliamo rischiare di tornare esattamente nella stessa situazione, quindi dobbiamo garantirci un approvvigionamento opportunamente diversificato che veda altri acquedotti in aggiunta a quelli che abbiamo attualmente, avere un po' di dissalatori, uno lo stiamo facendo sul Taranto, un altro lo stiamo concependo a Brindisi, un altro ancora e nei programmi ancora non ci siamo mossi a Manfredonia. E dal passato giungono spunti preziosi per ispirare un futuro sempre più consapevole. Ancora negli anni 80 c'era l'acqua che veniva distribuita per 3 ore al giorno, c'erano le fognature che non facevano il loro dovere e c'era una situazione igienico-sanitaria molto preoccupante. Lavorare in quei giorni per noi, se non c'era sentimento, se non c'era una capacità di volersi inventare le cose, probabilmente non avremmo combinato nulla.